Un saluto da Dottor Palmas. Oggi ti mostro un altro caso risolto col nostro sistema denti fissi senza osso. Il caso di un paziente che aveva la parodontite in stadio terminale, denti tutti in espulsione, ingialliti, non poteva più stare con le persone. Quando sorrideva si vedevano i corridoi buccali, le zone laterali ai canini, completamente prive di denti. Un aspetto invecchiato da fumatore. Un aspetto di un paziente malato. Quello che abbiamo fatto è stato ripristinare completamente questi denti ingialliti, storti, una posizione non corretta, denti completamente intaccati dalla piorrea. Questa è la zona laterale quasi del tutto priva di denti, con alcune radici spaccate. Una protesi mobile che ha lasciato ancora il segno qua sul palato, tutte queste zone rosse, l'impronta della protesi mobile che portava. Sotto vedi tutti i denti storti, consumati, si vede anche la parte interna del dente, e questa era la radiografia del paziente quando si è presentato alle nostre strutture. Aveva già visto dei dentisti, avevano capito che la situazione era grave. È difficile anche da risolvere, in quanto i seni mascellari erano molto espansi. Sotto gli zigomi noi abbiamo dei vuoti che si chiamano seni mascellari. Quando questi sono molto ampi, non c'è più posto, non c'è più osso per mettere impianti convenzionali. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto: dei denti bianchi, forti, perfetti, replica di denti reali. Viso ringiovanito, paziente completamente riabilitato alla vita, alla socialità. Questo è il sorriso con tutti i denti laterali che prima mancavano, ora sono presenti. Guarda come colpisce la luce le superfici dei denti, in questo caso dei denti in zirconio. Sopra abbiamo posizionato due impianti speciali pterigoidei nelle zone laterali, a reggere i denti masticatori più degli impianti convenzionali e in impianto nasale. Sotto sono stati posizionati, dopo aver regolarizzato l'osso, sei impianti convenzionali, e questo è il grafico 3D che ti mostra il tipo di intervento che è stato eseguito con impianti convenzionali anteriori, impianti pterigoidei nella zona posteriore e in mezzo degli impianti nasali, con sopra avvitata l'arcata dentale, in questo caso una simulazione di una dentatura perfetta. Questa che vedi qua è l'attacca tridimensionale prima e dopo. Come vedi, i denti erano in completa espulsione, l'osso purtroppo non c'era più. Allora abbiamo adottato degli impianti speciali basali che si usano proprio in questi casi di situazioni estreme in cui non c'è più altro modo di rimettere i denti fissi. Questo è il risultato finale, e questo è il dettaglio delle protesi iperrealistiche che abbiamo realizzato, delle protesi che simulano non solo i denti, ma soprattutto tutto l'osso e le gengive perdute. Si vedono poi questi anellini di metallo che sono le zone di unione dell'arcata protesica con gli impianti. Questo è il risultato finale: un paziente ringiovanito può di nuovo stare adesso con la famiglia, con i suoi affetti, senza più doversi nascondere, durante il sorriso, un problema grave di parodontite. Questa è la simulazione delle gengive artificiali e dei denti vista da vicino. Tutto questo spazio di rosa e bianco che vedi prima era assente. La malattia parodontale ha fatto perdere l'organo masticatorio, che è stato perfettamente reintegrato nel display del sorriso. Queste sono le viste laterali, nota l'effetto perlato anche qua della luce che colpisce lo zirconio, e nota come il sorriso ora riempie completamente lo spazio che c'è tra il labbro superiore e inferiore. Questo è stato un caso dei più belli che ho avuto il piacere di vedere, tra tutti quelli che ho pubblicato, qua su internet, ed è un caso che fa scuola sia per la gestione dal punto di vista chirurgico che per la gestione dei tessuti, protesici, quindi come sono state simulate le protesi. Veramente un risultato spettacolare. Un saluto da Dottor Palmas.